Allora, il progetto nasce da una chiacchierata che feci da mamma al quartiere Savena. Avevo il bimbo in un nido lì e logicamente da musicista ho chiesto quali percorsi avrebbe fatto fuori dalle cose solite, quali progetti avrebbe fatto mio figlio e mi hanno detto guarda, nient'altro, fa l'attività didattica sempre. E quando mi è stato detto che non c'era, non mi davo pace sul fatto che comunque, anche se i genitori avessero pagato, queste cose sono difficili poi da accettare da parte di tutti e quindi come musicista ho pensato che potevamo inventarci il modo per recuperare dei fondi. Il progetto per me nasceva anche da un modo di sensibilizzare poi dagli insegnanti, le istituzioni, al fatto che proprio l'importanza che ha la musica proprio per la crescita dei bambini. Ma io ho partecipato a qualche laboratorio, ho fatto delle incursioni, chiamiamole così, nelle scuole ed è stato molto bello perché i bimbi venivano, erano entusiasti dei suoni, e poi la tromba per i bambini è uno strumento molto. Il loro immaginario in qualche modo è molto stimolato, no? Vedevo questi bimbi che a seconda dei suoni che facevano reagivano in un determinato modo, poi venivano a toccare gli strumenti, a conoscerli meglio. È stata un'esperienza molto, molto, molto interessante. In qualche modo è formativa perché ti pone in modo diverso rispetto al tuo concetto del sentire, del vedere la musica. Perché i bimbi non hanno barriere, non hanno luoghi comuni. È cresciuto tanto anche quest'anno il progetto, grazie anche all'appoggio dell'ARCI, che comunque per noi è stata una grande cosa perché insomma si faceva tutto da soli ed era molto difficile. Adesso ci sentiamo più aiutati, quindi anche un modo quello per sentire più fiducia e andare avanti con più energie. Noi siamo molto felici, molto soddisfatti di aver adottato, tra virgolette, questo progetto, il progetto Nidi di Note. Intanto perché è un progetto utile e molto bello, e poi perché è un progetto che è nato dentro la nostra base associativa, dentro un circolo ARCI, e quindi in qualche modo noi siamo contenti di raccoglierne l'eredità e siamo contenti di accompagnarlo, speriamo, a crescere sempre di più. C'è un volo molto speciale, non torna domani. Respiro nel tuo respiro e ti devo. L'ARCI è un'associazione di promozione sociale. Anche durante il nostro ultimo congresso abbiamo parlato dell'esigenza da parte dell'ARCI di sviluppare un grande progetto di educazione popolare. Un'educazione popolare che quindi deve rivolgersi a tutti, da 0 a 99 anni. Con questo progetto riusciamo a rivolgerci anche ai bambini in fasce, sostanzialmente. Nidi di Note è un libro che racconta un percorso di musica, di Sonia Peana, di educazione musicale, di gioco, introduzione dei bambini piccoli alla musica. Sonia mi ha chiesto, conoscendomi come scrittore e poeta per bambini, di scrivere un libro, quello che volevo io. Allora mi sono messo lì e ho scritto una fiaba in 10 passaggi, ognuno dei quali corrisponde a uno dei passi degli incontri di Sonia con i bambini. Paese di inizio. I suoni esistono. Secondo incontro, paese che forse c'è. I suoni sono diversi. Una fiaba che attraversa 10 paesi dove c'è qualcosa da risolvere. È un libro di fiabe, un libro di racconti e di filastrocche. Ci sono i disegni di Alessandro Sanna che sono una meraviglia. Si alternano un episodio di fiabe e una filastrocca e poi ci sono le musiche di Paolo Fresu e Sonia Peana che sono inventate partendo dalle atmosfere di questi episodi. Nella sera dei cani che parlano tra di loro, nella luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze.
ragazze per andare a vedere. Stasera così. Io sono figlio d'arte, mia mamma mi ha insegnato la musica prima che imparare a leggere e scrivere, perché è professoressa di pianoforte. E io ho imparato, imparando prima la musica, che per esempio la matematica, dove mi sono trovato meglio quando ho dovuto imparare la matematica. E come è così, credo che la musica sia uno dei linguaggi più belli e più formativi per imparare, per assaporare meglio altri linguaggi. Mi piacerebbe che Nidi di Notte possa diventare un progetto condiviso da molti, perché evidentemente quest'idea è bella, è creativa, è vincente, ma è un'idea che riesce a, come dire, risolvere in piccolissima parte il problema della presenza della musica nei nidi, nelle scuole dell'infanzia. Credo che Nidi di Notte debba essere un progetto nazionale che è in grado di essere sviluppato in tante regioni dell'Italia, in tanti comuni, in tante città, e quindi dimostrare quanto anche un privato può riuscire con la propria voglia di fare, eccetera, eccetera, a contribuire alla società. Credo che questo sia un fatto politico, tra virgolette, fondamentale per la società odierna. Apprendere la musica credo che sia uno degli aspetti fondamentali della crescita. Non dare ad un bimbo piccolo l'opportunità di vivere dentro la musica significa in qualche modo togliergli un qualcosa di veramente fondamentale. Credo che dunque questo vada fatto. La musica per me è stata l'oggetto della scoperta più ampia, quella della vita. Thank you.